Partiamo subito con la carrellata col primo smartphone di oggi, Realme GT Master Edition. È sicuramente lui il telefono del momento, al di sotto dei 300 euro, a volte anche dei 280 con la versione da 256 GB di memoria. Ci portiamo a casa un telefono con processore di ultima generazione, uno Snapdragon 778 5G da 6 nanometri, con una batteria con una ricarica ultra veloce da 65 watt che permette di ricaricare lo smartphone dallo 0 al 100% in circa 30-33 minuti. Abbiamo un display Samsung Super AMOLED da 120 Hz, una frequenza al tocco da oltre 300 Hz, quindi una velocità nella usabilità del prodotto che sinceramente anni fa era impensabile su smartphone da questa fascia. Il secondo telefono non poteva che essere uno Xiaomi Mi 11 Lite, sia versione 4G che 5G. La versione 4G ha uno Snapdragon 732, lo troviamo al di sotto dei 300 euro, a volte 240, 260 in base all'offerta. Vi lascio comunque i link in descrizione. La versione 5G, processore un po' più potente, troviamo uno Snapdragon 780 e lo troviamo però sopra i 300-340 euro quando è in offerta. La versione 4G va più che bene per un uso comunque intenso, anche se la versione 5G è indubbiamente più potente. Abbiamo un refresh rate a 90 Hz con un ottimo display AMOLED, uno sensore per lo sblocco laterale qui sulla cornice sulla parte destra, e è un telefono che indubbiamente si fa apprezzare per la sua leggerezza e finezza, perché parliamo veramente di un design moderno, sottile, e indubbiamente uno smartphone da tenere in alta considerazione, considerando la ricarica veloce e la dotazione di serie con anche la cover che troviamo in confezione. È sicuramente un telefono da tenere in considerazione. Il terzo telefono di cui parliamo oggi è il Poco F3. Troviamo al suo interno un processore Snapdragon 870, quindi fascia alta a livello di prestazioni, un refresh rate da 120 Hz, quindi un ottimo display. Anche qui sblocco laterale per le impronte digitali, grazie alla ricarica rapida e la batteria veramente capiente da oltre 5000 mAh al suo interno, non avremo difficoltà ad arrivare a sera, anche se lo smartphone è veloce. Grazie al processore e all'alto refresh rate del display, indubbiamente abbiamo un ottimo telefono. Come non parlare di Realme 8 Pro, un smartphone uscito alcuni mesi fa ma che regala prestazioni al top grazie al processore poco energivoro, lo Snapdragon 720, abbinato ad una batteria da 4500 mAh con ricarica veramente veloce da 50 watt, un display dall'ottima luminosità, oltre 1000 nit in esterna, e una velocità, una refresh rate alto. Qui abbiamo veramente uno smartphone completo con circa 250 euro, la versione 8128. Anni fa, quando uscì il Redmi Note 9 Pro, un anno fa, gridammo al miracolo. 250-300 euro di prezzo street price, avevamo un telefono che era al top. Oggi il suo successore è indubbiamente il Redmi Note 10 Pro, un processore al suo interno veloce che è in grado di far girare un refresh rate da 120 Hz, 1000 nit in esterna, quindi una luminosità ad alti livelli che prima trovavamo solo sul top di gamma, e delle fotocamere di tutto rispetto che ci regalano anche degli effetti che possiamo appunto avere solo con processori e software ottimizzati. Anche qui ricarica veloce, troviamo in confezione tutto, sia il caricatore veloce che la cover, e qui stiamo comprando forse lo smartphone più completo di tutti. È un dual speaker, quindi un audio stereo fatto veramente bene, e un telefono che sappiamo essere supportato negli anni proprio perché Xiaomi ci ha abituato ad avere aggiornamenti continui. Come non parlare di lui, OnePlus Nord 2 ha fatto degli enormi salti in avanti rispetto al modello precedente, anche sotto l'aspetto del design, caratterizzato da questi bellissimi obiettivi
che ora vanno tanto di moda, che sono enormi, sono molto grandi rispetto a quelli degli anni passati, è un device sicuramente che sta al passo con i tempi anche sotto l'aspetto estetico. Monta una batteria capiente con una ricarica warp charge da 65 watt, quindi si ricarica in maniera ultra veloce, e i suoi punti di forza sono ad esempio il peso, che non è sostenuto, e il display bellissimo Super AMOLED con il lettore delle impronte digitali al di sotto del display e non laterale. Per chi ama questa feature, questa sblocco che appunto non è sul cornicione, sul frame laterale dello smartphone, ma è sotto il display, sicuramente amerà questo particolare su questo telefono. È disponibile intorno ai 400 euro, con la giusta promozione si scende al di sotto, si va sui 350, sicuramente magari da tenere in considerazione per il Black Friday. Se calerà poco sopra la soglia dei 300 euro, sarà sicuramente da tenere in alta considerazione, visto anche i suoi colori sgargianti e giovanili. Il secondo telefono è l'Oppo Find X3 Neo. È un telefono che costicchia, si parla attualmente con la giusta offerta di 500 euro, monta una Snapdragon 865, ha un display veramente bellissimo, laterali stondati, anche esso punta tantissimo sulla fotocamera, ha anche lui gli obiettivi giganti, esteticamente bellissimi, ora come dicevo hanno di moda veramente tutti sempre di più così, e è un dispositivo che punta moltissimo sulla multimedialità, quindi sulla visione del display, quindi un ampio display con gli angoli stondati e un comparto fotografica che non ha niente da invidiare ai dispositivi più costosi. Sappiamo che non è una cifra bassissima, perché appunto ragioniamo di 500 euro, però sicuramente essendo un Android calerà anch'esso in maniera abbastanza veloce, e anche lui dotato di ricarica molto veloce, 65 watt, è un dispositivo che anche per uso intenso, lavorativo, giochi, va bene un po' per tutti. Chi ha esigenza di avere un dispositivo veloce, bello e che funzioni bene per i prossimi anni, sicuramente è da tenere in considerazione. Anche lui è ovviamente pronto per il 5G, quindi anche se ad oggi non siamo coperti in molte città, ma sicuramente nel prossimo futuro questo 5G sarà indubbiamente diffuso sul territorio nazionale in maniera più pesante rispetto a ora, e quindi lui non è un dispositivo che ad esempio fra 2 anni sarà vecchio, ma sarà sempre attuale, proprio perché è molto avanti rispetto a dove siamo arrivati oggi. Lui veramente è un bel dispositivo anche sotto l'aspetto estetico. Il terzo dispositivo è questo Motorola Edge 20. Ora vanno molto di moda questi cornicioni squadrati stile iPhone 12 Pro, 13 Pro, anche 12 normale. Sta ritornando di moda lo squadrato e sempre meno lo stondato. Probabilmente nei prossimi mesi vedremo sempre più dispositivi con il frame laterale squadrato. Lui è bellissimo sotto l'aspetto estetico. Monta l'ultima versione dello Snapdragon serie 700, è velocissimo, anche lui è pronto per il 5G e ha un display che è veramente bellissimo, avendo un refresh rate altissimo di 144 Hz HDR Plus 10, quindi è un dispositivo veramente da tenere in considerazione, visto che costa, già lo troviamo sotto i 400 euro. Come sempre, link in descrizione, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao ragazzi, buona serata.